La tradizione della musica meridionale e delle melodie popolari italiane è stata la protagonista del concerto di Ferragosto, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Camera di Commercio. Ad aprire la serata ed a scaldare il lungomare liberato ci ha pensato Antonio Infantino con i Tarantolati di Tricarico, uno dei maggiori esponenti della Beat Generation italiana con il suo originale repertorio sonoro linguistico sorretto da una potente base percussiva. A seguire il concerto della nuova compagnia di canto popolare, un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, un pezzo di storia della musica popolare italiana che ha già superato i 40 anni di attività, da quel 1970 in cui nacque il progetto di diffondere i valori della tradizione musicale della Campania e che nel corso degli anni si è unito con i più importanti musicisti del panorama di riferimento italiano e internazionale. Un appuntamento che ha visto il pieno di appassionati, turisti e cittadini rimasti a Napoli fra i più attesi del programma estivo di eventi musicali, culturali e sportivi.